La fa... Cos'è il numero 22? Bene, allora riprendiamo il programma La Bibbia me... Metà. Bene, allora... Ma riprendiamo il discorso. Ricordate che il numero 22 era un numero importante, era il numero dei cromosomi, il numero degli aminoacidi, il numero delle quattro volte quattro. C'erano tanti quattro. Taram, tuoni, melinen, coscahenon, teudedue. La Bibbia è perfetta perché è meravigliosa, perché è perfetta. Allora, il numero 22 è importante nella struttura della Bibbia, perché 22 erano i libri dell'Antico Testamento al tempo di Gesù. Il contenuto ovviamente era ottenuto, ma ricordate che anche nella precedente serie abbiamo fatto questa struttura. Ed è una struttura bellissima, perché 22 è il numero delle lettere dell'alfabeto ebraico. 3 per 3 per 3. Il 49 3 per 3 per 7 per 3 dividere per 5 27 22 1 7 5 parti di 22 libri e 5 al centro. 7 è il numero della perfezione. E persone che dicono: ma com'è questa cosa? Può esserci magari una contraddizione? Sempre il testo riesce a dare una risposta vera che risolve il problema dal testo della Bibbia. Quindi Dio vide che era buono, in realtà Dio quello che lui aveva. Quando si dice Dio vide vagliare Elohim, in ebraico è vagliare. Nella Bibbia, naturalmente nell'acqua si dicono tante cose della Bibbia, noi adesso facciamo una struttura. Viene creato il cielo e la terra, l'acqua c'era già, quindi è un fatto meraviglioso, viene dalla precedente eternità, nella creazione appunto, perché vediamo lo Spirito di Dio che produce strong vibration, strong wave. Allora tutti verranno sterminati con il diluvio e si salveranno lo Spirito di Dio con la moglie, i tre figli e le mogli, soltanto loro. Vediamo questo diluvio, l'acqua quindi che sommerge tutti. Sounds music. Lo fece vedere il sacerdote al popolo, piccolissimo ma ormai lo fece vedere a tutti.